Benvenuti a tutti. Nostra ospite di oggi è Federica Picchi, originaria della Spezia, con alle spalle una carriera, diciamo, nel mondo londinese delle banche e della finanza. È una grande scommessa, la possiamo definire così, che sta vivendo nel presente, quella della Domino's Production. Ecco, perché questa scelta, le chiediamo prima di tutto, e perché la sede a Firenze? Ecco, sì, io appunto ero all'estero, mi occupavo tra l'altro di finanza in una delle banche più conosciute, JP Morgan a Londra. E sono tornata in Italia per una questione familiare. Purtroppo entrambi i miei genitori sono mancati, mio padre repentinamente, quindi volevo riavvicinarmi qualche mese. Avevo preso giusto un paio di mesi di sabbatico per stare vicino alla famiglia e mi sono accorta del. Io non guardo TV e non andavo al cinema, non guardavo TV, non lavoravo e basta. Devo dire che tornata in questi 2 mesi di sabbatico ho avuto modo di guardare un po' più gli spettacoli televisivi, di andare al cinema e mi sono scontrata con una realtà che ho trovato traumatica, ovvero una proposta culturale molto aggressiva, molto trasgressiva, che spinge i giovani a esagerare sempre di più e quindi ho deciso di fare qualcosa invece che li riporti alla bellezza della vita, ai valori in cui io credo in primis. E ho pensato che la cosa migliore fosse farlo in prima persona, creando Dominus Production, che ha quello come obiettivo quello di proporre programmi televisivi e proposte filmiche nei cinema di valore. Ecco, infatti Domino's Production si occupa soprattutto di distribuzione cinematografica, ma non solo. Quali sono gli Sì, altri allora, settori? Dominus Production è nata appunto sia per la produzione in primis. In realtà, come tutte le cose, quando si iniziano a fare si trovano un po' gli ostacoli e le beghe, i nodi vengono al pettine e mi sono resa conto che in realtà il nodo maggiore di ogni prodotto culturale è la distribuzione. E quindi Dominus Production da produzione è diventata distribuzione, quindi prima vogliamo mettere a posto e affermarci come distributori e poi andare avanti con la produzione in proprio di prodotti che comunque noi abbiamo come focus film di alta qualità artistica, quindi anche con attori importanti e produzioni al momento le stiamo comprando dall'estero. Abbiamo comprato Cristiada, che appunto aveva degli attori molto importanti come Andy Garcia, Eva Longoria, adesso God's Not Dead, che appunto è stato un film campione di incassi in America. Quindi puntiamo ad avere dei prodotti veramente molto validi. Ovviamente devono rispecchiare i valori in cui crediamo. Ecco, la scelta di Firenze come Sì, allora sede. Firenze in primis per motivi familiari, perché mio marito è fiorentino, quindi mi ha portato lui a Firenze perché io ho studiato a Milano, ho vissuto in passato in altre città d'Italia, a Milano e a Roma per lavoro. Devo dire che Firenze mi sono innamorata di questa città e la trovo anche molto molto comoda dal punto di vista lavorativo, perché in 1 ora e 40 sia a Milano, 1 ora e 40 a Roma Siamo a e metà strada. non ho il traffico romano e non ho la frenesia milanese, insomma, se c'è bisogno di andare a Milano, vado a Milano, però non vivo in Toscana, che penso sia, anzi, sono sicura essere uno dei posti più belli al mondo, quindi sono proprio contenta così. Ecco, sia Cristiada che God's Not Dead non avrebbero mai trovato spazio se non fosse stato per lei nelle sale cinematografiche, almeno non lo spazio che hanno trovato e stanno trovando. E che cosa vuol dire questo? Come giudica questo proprio Sì, da un punto di vista di esperienza? io la trovo questa una follia. In effetti, manca a livello numerico. L'85% della popolazione italiana è cattolica, tiepida o non tiepida, comunque noi abbiamo delle origini e dei valori che sono comuni, e molto diffusi. Il paradosso è che chi fa TV e chi fa cinema è una piccola percentuale di persone che invece hanno dei valori totalmente diversi e quindi propinano alla popolazione sempre questi valori, che purtroppo poi c'è un altro problema nella distribuzione italiana, che è una distribuzione a cartello, ovvero ci sono 5 distributori che fanno il 99% del mercato e purtroppo la distribuzione è la stessa. Quindi ci ritroviamo a fare delle riunioni con gli esercenti 2 volte l'anno, dove io sento sempre le solite storie. Io parlo da veramente neofita, ignorante, io vengo dalla finanza, non sono del settore cinema, sono prestata al cinema e lo faccio con tutto l'ardore che posso. I
il punto è che continuano a dire che da 10 anni a questa parte il pubblico si è non dimezzato, è un terzo di quanto era 10 anni fa, la gente non va più al cinema. E io ovviamente le domande che faccio è: scusate, ma vi siete resi conto che forse la proposta filmica che fate è una proposta che non va a incontrare i gusti del pubblico? Perché il pubblico vuole film sani, film che rispecchino anche un po' i valori in cui siamo cresciuti, e invece ci troviamo continuamente violentati da questi film che propongono sesso, droga, trasgressioni. E quindi a mio avviso è proprio sbagliato il modo di proporre cultura, non solo nel nostro paese, in generale. Ecco, però non sono nemmeno mancate delle critiche a questo proposito, non solo e non tanto dal punto di vista cinematografico, ma proprio per il senso dell'operazione, della distribuzione appunto di film come questi. Qualcuno ha parlato addirittura di una sorta di crociata. No, ma a me piacciono le critiche, sono fiera. Io infatti devo dire che mi capita spesso, mi fa un po' ridere questa cosa, perché ho come carattere quello di spesso pubblico le critiche e non gli elogi, perché mi piacciono, mi danno ancora più fervore. E comunque, accetto tutte le critiche. Ovviamente noi distribuiamo film in cui crediamo, sono film che parlano di alcuni valori in cui noi per primi crediamo, sono diversi rispetto ai valori propinati dalle altre case distributrici. Se parlano di crociate, sinceramente non so, non sono film che sguagnano spade. Certo, Cristiada era un periodo storico, la persecuzione dei cristiani del Messico, quindi è un periodo storico particolare. Gods is Not Dead è semplicemente una sfida filosofica, e tra l'altro sono entrambe storie vere, perché anche Gods is Not Dead è basato su una storia vera, tant'è che ci sono c'è una causa legale in corso, tuttora in America ci sono casi similari, e il film è stato tratto proprio da una causa legale che da una situazione che si è avuta in un'università americana. Quindi sono storie di tutti i giorni con una certa sensibilità che è quella che caratterizza la Dominus Production. Ecco, qui a Firenze tra l'altro abitano i referenti italiani di Infinito Mas Uno, che è un'esperienza diciamo analoga, legata soprattutto alla produzione del regista spagnolo Juan Manuel Cotelo, che ha iniziato con L'ultima cima e che comunque poi ha proseguito su questo filone. Vi conoscete? Sì, sì, siete sì, in contatto? Allora, sia Francesco Travisi che Giovanni Gori sono due carissimi amici, sono i referenti italiani dell'Infinito Mas Uno, sono legati appunto a questo regista, e a differenza della Dominus che prende un po' film da tutto il mondo, loro sono più legati anche penso a una forte amicizia a questo regista, che ha un sentimento cristiano molto forte. Quindi io apprezzo moltissimo il loro lavoro, e più volte ci è capitato di condividere alcune esperienze, ma anche supportarci vicendevolmente, perché appunto oltre a essere diciamo colleghi, io non li chiamo competitor perché siamo veramente, c'è un rapporto di amicizia tra noi, quindi ci diamo dei consigli e condividiamo molte esperienze. Ecco, potremmo vedere poi adesso in sovraimpressione anche i siti, gli indirizzi a cui fa riferimento per la programmazione di Gods Not Dead. Ma concludiamo con una domanda forse un po' precoce, diciamo altri progetti nel cassetto? Sì, sì, abbiamo comprato già un film, questa volta latinoamericano, come Cristiada era messicano, questo è del Paraguay, è un film che trovo meraviglioso, è sulla figura di un missionario, e il filo conduttore è la preghiera come unica arma, quindi mentre in Cristiada c'erano armi vere, qua in questo caso c'è solamente la preghiera. Una storia bellissima, anche questa basata su una storia vera, e sarà nei cinema d'ottobre. Che periodo storico? No, questa è una storia contemporanea, come Gods Not Dead è sempre una storia attuale, e parla di un rapporto conflittuale padre-figlio e poi di vari altri problemi che si innestano in questa storia, risolti poi da questa figura di missionario bellissima. Noi sappiamo che nei paesi in via di sviluppo, Latin America, Africa, ci sono dei sacerdoti veramente, delle persone che dedicano la loro vita agli altri, e in questo film si approfondisce la figura di uno di questi, e lo trovo meraviglioso, quindi a ottobre vi faremo vedere anche quest'altra perla. Bene, allora lo aspettiamo senz'altro.
E con questo salutiamo e ringraziamo Federica Picchi e le facciamo il migliore in bocca al lupo per la sua attività e ci rivediamo la prossima volta. Grazie.